Calcolare il seguente integrale doppio esteso a d di 1 fratto 1 più xy dx dy, dove d è xy appartenente a R2, tale che 0 sia minore o uguale di x, minore o uguale di y, minore o uguale di radice quadrata di 3 per x e xy minore o uguale di 1. Ciao a tutti e buon sabato di aprile, Nello direttamente da Sant'Agnello, sembra una... Uno scherzo, in realtà non è uno scherzo. Sant'Agnello, che se non mi sbaglio dovrebbe essere una città in provincia di Napoli, credo, o di Salerno o di Caserta, credo di Napoli, credo, scrivetemi sotto. Sant'Agnello è in provincia di Napoli. Infatti questo gentilissimo studente mi scrive: gentilissimo ingegnere Marcello Dalla Cerroni, innanzitutto grazie mille a nome mio e di molti miei colleghi per il suo servizio, esercizi svolti alla perfezione e spiegati in modo eccezionale. Nello, ti manderò un pacco di qualcosa. Volevo chiederle se potrebbe risolvere un integrale doppio che il mio professore di analisi 2 mise in una prova d'esame, ed è proprio questo che avete visto in grafica. Grazie mille, scusi per il tempo che l'ho fatto perdere. Non mi ha fatto perdere tempo. Dopo un po' di tempo che mi ha mandato, l'esercizio, questo è tratto da dal corso di laurea di ingegneria meccanica della Federico II di Napoli. Chi sarà la docente o il docente? Qua parla di docente, quindi non è, qui parla il docente, quindi è un maschio. Scrivetemi il nome sotto, sto scherzando, non scrivete il nome sotto, non facciamo gli indelicati. Dunque, caro Nello, devo dire che ancora una volta siamo incappati in una risoluzione di un integrale doppio. Integrale doppio che all'esame poteva dare un po' fastidio, ma non se uno avesse guardato il canale, la playlist integrali multipli, perché in quella playlist, lo ripeto ancora, come già l'ultima volta che ho risolto un integrale doppio, l'ho ripetuto, è zeppa, è ricca di integrali doppi, anche di questo tipo, passaggio da xy a uv, oppure st, no? Cioè passaggio di cambiamento di variabili. Infatti, diciamo che questa è un'idea che mi faccio guardando l'esercizio, poi non è detto che magari... Disegniamoci subito il dominio, disegniamocelo subito nel nostro piano XY, piano cartesiano, o XY, eccolo qua. Dunque, cominciamo. X uguale 0, Y uguale 0 sono le equazioni degli assi cartesiani, assi coordinati, e in entrambi i casi vedete che sia X che Y sono maggiore o uguale a 0. Quindi questo vuol dire che siamo sicuramente nel primo quadrante. Su questo, caro Nello, non ci piove. Tra l'altro, se non mi sbaglio, un suo collega mi ha mandato un esercizio un po' di tempo dopo, un po' di tempo prima, molto simile, forse era un'altra fila. Vai, vi svolgo questo, vai, uguale, l'altro sarà molto simile. Quindi siamo qui, in primo quadrante. Poi abbiamo che y uguale x è l'equazione della bisettrice primaria, ovvero la retta che passa per origine e che taglia il primo e il terzo quadrante esattamente in due parti uguali. Y uguale x è quella. Y maggiore o uguale di x vuol dire che, in pratica, se prendiamo come punto, non so, per esempio 0,8, metodo del punto di prova, viene che 8 effettivamente è maggiore o uguale di 0, quindi siamo qui al di qua di questa retta. Poi c'è anche però y minore uguale di radice di 3 per x, che è un'altra retta che passa nuovamente per origine, ma questa volta non taglia in due parti uguali il primo e il terzo quadrante, passa sempre per origine nel primo e nel terzo, però è inclinata, visto che la radice di 3 è 1,7, in questo modo. Questa è la retta all'incirca, no? Quindi questa è y uguale radice di 3 per x, questa invece è proprio la bisettrice primaria y uguale x, caro Nello, ma questo sicuramente Nello l'ha sicuramente fatto. Adesso c'è poi un'altra, cioè xy uguale 1, iperbole equilatera con asintoti gli assi cartesiani, che visto che 1 è un numero che si trova nel primo e nel terzo quadrante, perché questo k, questo coefficiente, è un numero positivo, quindi ci sarebbe questa, diciamo per la verità è questa, ma prendiamo solamente questa parte qui perché comunque siamo nel primo quadrante, perché xy minore uguale di 1, se prendiamo l'origine come punto di prova, verrebbe effettivamente che 0 è minore di 1, quindi stiamo qui, ma a noi interessa questa parte qua. In definitiva, se facciamo i conti, caro il mio Nello, il nostro Nello, Nello è di tutti in questo caso, è protagonista in primo piano del nostro sabato, eccolo qua, caro Nello, non è il dominio, ma cari tutti, no? Questo, no? Ecco qua, viene questo dominio, questo mostro qui, dominio che non è sicuramente un dominio normale, non è un dominio normale x, non è un dominio normale y, no? Allora cosa si potrebbe fare? Si potrebbe, volendo, dividerlo in due, no? Fare così, tracciare sta retta, bisognerebbe vedere che intersezione hanno l'iperbole con la retta y uguale a radice di 3x,
Beh, molto semplice in questo caso, mettendo qui la Ryzen 3 PX verrebbe un valore molto brutto, è un valore brutto, quindi si potrebbe fare dividendolo in due, spezzando quindi due domini che sono entrambi, per esempio, normali rispetto ad X. Però francamente non credo che fosse questo lo scopo di chi ha assegnato l'esercizio. Si potrebbe però optare per un DJ abbastanza semplice cambiamento di variabili. Quali? Beh, di sicuro potrei decidere di porre XY uguale U. No? Poi però ce ne deve essere un'altra. In qualcosa deve essere uguale V. Beh, visto che x e y sono entrambi maggiori di 0, quindi posso dividere per x tutta questa catena di disuguaglianze, la prima, potrei dire effettivamente che il nuovo dominio U, che poi dopo andiamo a disegnare, è del tipo UV. O io scelgo UV, voi se volete potete scegliere anche ST, insomma le lettere le scegliete voi, di solito si utilizzano o ST o UV nella pratica in questi esercizi. UV appartenente alle due è tale che 0 sia minore o uguale di 1, perché sarebbe se divido tutto quanto per x, 0 su x è 0, x su x è 1, y su x che posso porre pari a v a questo punto, no? Può essere conveniente, quindi questo è v minore o uguale di radice di 3, virgola u minore o uguale di 1. Cosa ne dite? Cosa ne dici, Nello? Alla grande, eh? Fantastico, grande Nello, come stai? Tutto a posto? Allora, però attenzione perché non basta dire che xy sia pari a u e y fratto x sia pari a v. Dobbiamo esprimere in pratica la x in funzione di v e la y in funzione di v. Cioè in pratica dobbiamo crearci due funzioni, phi di v e psi di v, per esempio, in modo tale poi da risolvere anche lo jacobiano, trovare lo jacobiano, il fattore correttivo di dx dy. Allora, cancelliamo il vecchio dominio, ormai abbiamo disegnato, ripeto, provate, magari non lo provo io, se volete provate a farlo normalmente, non so quello che possa venire, a vostro rischio e pericolo. Allora, poi lo disegniamo quello, vediamo subito, disegniamo dopo. Prima occupiamoci di trovare la x in funzione di 2v e la y in funzione di u. Allora, comincerei a risolvere quel sistema facilmente. Per esempio, dalla seconda mi trovo che y è ad esempio v per x, no? Moltiplicando entrambi i per x, lo posso fare perché ricordo sia x che y sono maggiori di 0 e quindi anche diversi da 0, no? E quindi se ovviamente sia x e y sono maggiori di 0, potremmo anche dire che u non è solamente minore o uguale di 1, ma è anche maggiore o uguale di 0, questo va detto. Così come per la verità è maggiore di 0 anche v, e in effetti v è maggiore di 0 da quella catena lì, y e vx mettendolo lì ottengo che v x quadro è uguale a u, sarebbe x per vx e vx quadro uguale a u. Vedete che mi trovo subito che x quadro da qui è uguale a u su v. Ripeto, u e v sono anch'essi diversi da 0 e maggiori di 0 entrambi. E a questo punto otterrei che x è più o meno radice di u fatto v, ma prendiamo il valore col più, perché comunque a noi ci interessa la x, non può essere, visto che la radice di u su v è positiva, x non può essere negativa, x è positiva per ipotesi, quindi è radice quadrata di u fratto v, che peraltro si potrebbe scrivere, magari visto che poi dobbiamo derivarla, come radice di u fratto radice di v, no? Uguale, scriviamolo in entrambi i modi, ci potrebbe servire, tornare utile anche lì. Ma se x è radice di u su radice di v, chi è la y? Y sarà, lo scrivo qui, v per y e v per radice di u fratto radice di v. Ma vi ricordo che v fatto radice di v è radice di v. E quindi radice di u per radice di v è radice di u per v. Y quindi è radice di u, che è anche questa, per eventuali, ci potrebbe aiutare a scriverla come radice di u per radice di v. Perché l'ho scritta in entrambi i modi? Perché adesso bisogna pensare allo jacobiano. Che attenzione che c'è anche lo jacobiano, che è diciamo, l'ultimo step un pochino complesso di questo esercizio, perché lo jacobiano, vi ricordo, per definizione è un determinante 2x2, x' rispetto a u, x' rispetto a v, y' rispetto a u, y' rispetto a v, no? E allora questo vuol dire, allora, deriviamo la x rispetto a u, vuol dire che u fatto radice di v è costante, vi ricordo che la derivata di radice di u è 1 su 2 radice di u, quindi questo diventa 1 su 2 radice di u, ma anche sotto radice di v, che già era sotto, l'avevo provato fuori. E
Derivata della x fatta rispetto a v questa volta è radice di u che è costante. La derivata di 1 fatto radice di v è un meno. Allora, vi ricordo che posso farla come posso considerarla come derivata di 1 fatto f, la cui derivata è meno 1 fatto f quadro per f', quindi meno 1 fatto v per la derivata della radice di v che è 1 su 2 radice di v. Quindi avremo un meno 1 su 2v radice di v per radice di u sopra, quindi meno radice di u fratto 2v radical v. E questo è fatto. Molto semplice, ancora più semplice, sono le derivate rispetto a u e v della y. Visto che la derivata rispetto a u di radice di u è 1 su 2 radice di u, la derivata rispetto a v di radice di v è 1 su 2 radice di v, se deriviamo la y rispetto a u, la radice di v rimane ferma e abbiamo 1 su 2 radice di u, quindi 1 su 2, quindi è un radice di v fratto 2 radice di u. Così come la derivata parziale della y fatta rispetto a v, dove quindi la radice di u rimane fermo, è radice di u fratto 2 radical v. Direi che un po' di sciolilingua, ma è facilissimo. Determinante 2 per 2, moltiplichiamo gli elementi che compongono la diagonale principale meno il prodotto degli elementi che compongono la diagonale secondaria. Meno per meno più, quindi tutto quanto un più. Ad ogni modo, vi ricordo che abbiamo è un fattore positivo, quindi abbiamo un quarto sicuramente, un mezzo per un mezzo, e qui abbiamo un... Scriviamo tutti i passaggi. Abbiamo 1 fratto radice di u per radice di v per radice di u fratto 2 radice di v più, andiamo qua sotto, nuovamente un altro un quarto, e abbiamo radice di v fratto radice di u, sembra quasi una canzoncina, per radice di u fratto v radice di v. Allora se ne vanno qui radice di u con radice di u, qua se ne vanno radice di u con radice di u e radice di v con radice di v. Rimane sicuramente un... Oh, qui il 2 non c'è. Il 2 qua non c'è, ovviamente. Allora, radice di v per radice di v è radice di v quadro, quindi è v. 1 fratto 4v più 1 fratto 4v, che vuol dire un 2 fratto 4v. 1 su 2v. 1 su 2v, ovviamente v e u sono entrambi strettamente maggiori di 0, è il fattore correttivo, è lo jacobiano. Manca solo disegnarci il dominio, perché di solito, ve lo dico proprio... papale, il dominio che trasformo da x, y a v dovrebbe venirci un dominio o quadrato o rettangolare, perché di solito il dominio che ci è venuto inizialmente nelle coordinate cartesiane x, y è un dominio, o è un tappeto volante, o è un qualcosa di come quell'aquilone lì, quel mostro lì che ci è venuto prima, difficile, non normale. Infatti, dunque, qual è la difficoltà? Uno poteva qui, non ipotizzando che u fosse maggiore di 0 e v fosse maggiore di 0, poteva immaginarsi un dominio illimitato. Non è così in realtà in questo caso. Perché, ripeto, dall'ipotesi che sia x che y siano positivi, anche u e v, viste i passaggi di quelle coordinate, quelle funzioni lì, devono essere entrambi positivi. Quindi non è solamente u uguale 1, e se questo è u e quello è v, io ho scritto y, ma ovviamente è v, nel piano u o uv, disegniamoci tutte queste rette, perché di rette trattasi. U uguale 1 è una retta verticale passata per il punto 1, 0. Eccola. U però non è solamente minore o uguale di 1, ma è anche maggiore o uguale di 0, per forza, per costruzione. Quindi siamo in questa striscia qua. Poi ci abbiamo altre due rette orizzontali. V uguale 1 e V uguale radice quadrata di 3, che sono due rette che passano per il punto 0, 1, ma anche per il punto 0, radice di 3. Vi ricordo che radice di 3 è 1,73. Quindi diciamo che sta qua. E allora capite che viene fuori questo rettangolo qua. È un dominio molto più semplice, dove questo è 1, questa è radice di 3, e questo ovviamente è un punto 1, 1, appunto di ascissa 1 e altezza pari a 1, y1. Eccolo il nuovo dominio, U maiuscolo. Questo è U. Che dite, ragazzi? Vi è piaciuto sto sabato? Si balla, stanotte si va a ballare in discoteca. No, vabbè, nel senso che stanotte si diverte, no? Ci divertiamo, adesso non pensate male, non interpretate male quello che dico. Allora, lo jacobiano, e voi siete maliziosi, non bisogna essere, io scherzo, qualcuno può magari... andiamo a risolverlo. Diciamo un bel sabato, perché comunque è un sabato così, un sabato... Sabato post pasquale, no? Quindi abbiamo tutti quanti la pancia bella piena. Allora, risolviamo l'integrale e vediamo se ci è convenuto passare da x, y a v. Direi proprio di sì, perché l'integrale diventa integrale doppio
esteso al dominio che ho chiamato U maiuscolo, voi potete chiamarlo di primo, T come volete voi, o anche R che sta per rettangolo, insomma, come volete voi, vediamo di che cosa, di 1 fratto 1 più U, perché vi ricordo che ho cancellato che XY l'ho posto pari a U. Ah, io ho cancellato tutto, bravissimo, proprio sono un genio. XY e U è Y su X è uguale V. Tra l'altro potevate anche decidere, dunque, si poteva anche decidere di porre X fatto Y uguale V, però qui francamente mi conviene più Y su X fatto uguale V, perché così se vengono costanti due cose su tre. E avevo trovato che, io l'ho cancellato ma lo scrivo qua, che x era, e chi se lo ricorda più? Lo ricordate voi? Boh, x era, che era radice di v su radice di u? Signore, non lo ricordo più. Avevo trovato che y, io ho cancellato tutto, v su x, e quindi x quadro v uguale u. Sì, x è radice di, x è radice quadrata di, U su V, cioè radice di U fatto radice di V, vi torna? Sì, mentre invece questo non lo ricordo, Y è radice di UV. Questi sono gli inconvenienti che quando uno cancella. Io non l'ho fatto prima sull'esercizio, ho visto Nello e ho subito sono andato di. Eccolo qua, quindi al posto di XY ci metto U, al posto di XY ci metto 1 su 2V, quindi. Per mettere un metro lo posso portare fuori e scrivo qui 1 fatto V. Ovviamente de V. Dunque io ho cancellato il dominio, ma il dominio non l'ho scritto, sarà qui, lo scrivo meglio. Dominio quindi normale o a U o a V, ad esempio facendo normale a U, per esempio, sarà U e V appartenente R2, tale che, allora, se guardate il dominio che ho tornato indietro col video, quel rettangolo, la U è compresa fra 0 e 1, ma già si vede. E ovviamente la V è compresa fra 1 e radice di 3, cosa che però, ripeto, c'è anche scritto lì, quindi tutto torna assolutamente. E quindi questo diventa, scomponendo secondo la formula di Tonelli-Fubini, formula di decomposizione di integrali doppi, un mezzo integrale tra 0 e 1 di 1 fratto 1 più du, dove vi ricordo che, essendo gli estremi entrambi costanti e indipendenti l'uno dall'altro, posso risolvere i due integrali assolutamente e separatamente. Cioè, li posso fare separatamente. Per l'integrale tra 1 e radice di 3 di 1 fatto v in du. Avete dovuto scrivere, per la verità, 1 fatto 1 più u per 1 fatto v in du, 1 fatto u per 1 su v in du. Ma visto che questo è un prodotto e 1 fatto 1 più u in du è costante, lo porto fuori, va a finire l'integrale in du. Li posso fare appunto indipendentemente l'uno dall'altro, scrivendo quindi, siamo ormai alla risgoccia di questo esercizio che devo dire che mi ha molto divertito, mi ha interessante. Ricordatevi quindi il trucchetto, quindi qual è per scegliere il giusto cambiamento di variabile? È quello di fare in modo che il dominio passi da dominio complicato a dominio rettangolare o quadrato. Va bene? E quindi un mezzo, questo è il logaritmo del valore assoluto di 1 più u che comprendiamo fra 0 e 1, che moltiplica il logaritmo del valore assoluto di v da comprendere fra 1 e radice di 3. Facciamo a parte, abbiamo finito. Che ne dici, Nello? Hai fatto questo esame tu? Chi è che ha fatto questo esame? Qualcuno che all'ascolto l'ha già fatto, se lo ricorda, ditemelo, come è andato? Andate a una ecatombe, no, vedo che comunque la Federico II non è, insomma, sono difficili, non così difficili, questo non mi sembra un esame difficilissimo. Quale? Bando alle ciance. Allora, applico il teorema fondamentale del calcolo integrale, qui e qui, comincio da qui, quello viene un logaritmo del modulo di radice di 3, quindi il logaritmo di radice di 3 meno il logaritmo del modulo di 1 meno il logaritmo di 1, ma log di 1 è 0. Logaritmo della radice di 3 lo posso anche scrivere come un mezzo log di 3. Quindi questo viene un mezzo logaritmo naturale di 3. Quello diventa logaritmo del modulo di 1 più 1, che sarebbe modulo di 2 ma è 2, ma poi diventa logaritmo di 1 che il modulo è 1 e è 0. Quindi viene, in pratica il risultato è un mezzo logaritmo di 2
per un mezzo logaritmo di 3. In pratica, in definitiva, il risultato che vado a scrivere qua, cancello il vecchio dominio, è un quarto log di 2 per log di 3. Questo è log di 2. Come un prodotto, viene un mezzo per un mezzo, un quarto logaritmo di 2 per logaritmo di 3 è il risultato, credo corretto, di questo non difficilissimo integrale d'oro. Buon weekend.